Ragazze, non vi spaventate, oggi mi vedete struccata perché realizzeremo insieme una pulizia del viso casalinga. Quindi iniziamo subito. Per fare la pulizia del viso, la nostra pelle deve essere completamente pulita. Quindi il primo passo sarà quello di detergere tutto il viso. Io lo farò con un'acqua micellare di L'Oreal. Per fare tutta la mia pulizia del viso userò uno specchio. In modo particolare voglio farvi vedere questo specchio che mi è appena arrivato dall'azienda Qleave. È un'azienda che vende i suoi prodotti su Amazon, quindi super sicura per quanto riguarda la spedizione e tutto. Ed è uno specchio che ha da una parte la visione, un au pair, quindi vi fa vedere la vostra immagine riflessa in modo normale, e dall'altra parte 5 pair. Inoltre è molto carino perché ha questa luce, quindi la ring light, che vi permette di realizzare i vostri trucchi avendo comunque una luce il più realistica possibile, perché sapete che a volte facendo un trucco con una luce troppo gialla, poi magari uscite fuori e vi siete truccate troppo, ma non ve ne siete accorte. Il prodotto è molto leggero, quindi anche da viaggio, comunque per chi non ha una postazione fissa da trucco e lo vuole spostare facilmente, ha le pile, quindi anche per questo può essere utilizzato da viaggio. Ha un bottoncino che fa accendere o spegnere la luce. Lo trovo molto molto comodo. Riesco tranquillamente anche a tenerlo in mano senza che io abbia una postazione fissa, perché è veramente molto leggero. Inizio a detergere tutto il viso. È importante rimuovere tutti i rimasugli di trucco, perché nella fase successiva, che sarà quella del vapore, se abbiamo dei rimasugli di trucco sul viso, le impurità entrano all'interno del vostro viso e non è il caso. Quindi ben struccate e pelle detersa. Se avete un trucco occhi molto pesante e l'acqua micellare non è sufficiente, vi consiglio di utilizzare degli struccanti bifasici. Io sto utilizzando per il momento il Garnier Struccante Occhi Express 2 in 1, che è un prodotto molto buono, si shakera, si applica sul trucco e lo toglie in pochissimi secondi. Altrimenti ho utilizzato fino a qualche tempo fa lo struccante bifasico di Pupa. Anche questo è per viso, occhi e labbra, e beh, anche questo è per il trucco waterproof, perché è un bifasico e funziona allo stesso modo. Il prossimo step consiste nel aprire i pori della vostra pelle. Per farlo io utilizzerò un vaporizzatore. Questo è della stessa azienda dello specchio, è l'azienda Qleave, me l'ha inviato per provarlo. Altrimenti potete usare il classico metodo della pentola di acqua calda col vapore, però state attente a non bruciarvi. Adesso vi faccio vedere subito come funziona questo prodotto. Rispetto a utilizzare la solita pentola di vapore, è molto più pratico perché non c'è assolutamente il rischio di bruciarsi, è fatto apposta. Ha un serbatoio che regola la quantità di acqua da inserire e da vaporizzare, e ve lo consiglio molto se siete persone che si fanno spesso la pulizia del viso a casa. Vi faccio vedere subito come funziona. È importante usare un'acqua demineralizzata per non rovinare il prodotto. Io uso questa che ho comprato a pochi euro al supermercato, si trova veramente dappertutto. Quindi prendo il mio piccolo serbatoio e inizio a riempire con acqua demineralizzata. Questa è la dose perfetta perché quando finirà di evaporare significa proprio che è finito il tempo di vaporizzazione, perché non è molto indicato stare molto tempo sotto il vapore. Quindi chiudo il tappo e inserisco con un click. È veramente facilissimo. Quindi adesso inserisco la presa corrente. Aziona il pulsante on e l'acqua inizia a riscaldarsi al suo interno, e quando è pronta vaporizzerà. Si sente questo rumore e vedete, sta iniziando subitissimo a uscire vapore. Ecco qui, si vede dalla telecamera. Queste sono proprio i primi fumi. Questa parte è veramente rilassantissima, questa parte in cui vi mettete sopra, ecco qui, questa parte in cui vi mettete sopra al vapore. È importante stare a 20 cm dal vapore.
ora lo poggio sul mio tavolo e inizio a porre il viso davanti. Mi metto tranquilla e aspetto che faccia la sua azione, quindi apra tutti i pori della mia pelle. Avrò finito quando questo è finito. Altrimenti, se lo fate con la classica pentola con l'acqua calda, innanzitutto state attenti a non bruciarvi, sono più o meno 10-15 minuti. Bene, a questo punto il vaporizzatore Kill Eve ha finito la sua funzione, quindi ha smesso di buttare via vapore. E se voglio, in questa parte posso procedere a strizzare i punti neri. Mi raccomando, solo i punti neri. Per farlo mi aiuto con il mio specchio, lo metto in modalità 5x, quindi lo giro dal lato ingrandimento 5 e vado a individuare i punti neri che ho sul viso. Evito assolutamente la zona del naso, mi raccomando, altrimenti se schiacciate i punti neri del naso vi rimangono i buchi. E quindi con un fazzolettino mi aiuto a spremere i punti neri. Per spremere i punti neri bisogna tirare un po' la pelle verso l'esterno e poi spremerlo. Bisogna fare molta attenzione, mi raccomando, a non usare le unghie, non creare delle micro lesioni, perché quelle micro lesioni che facciamo con le unghie che non vediamo non fanno altro che far entrare dei microorganismi che vanno poi a creare magari delle microinfezioni o far penetrare quindi questi microrganismi a creare ulteriori brufoli. Intanto vado ad eliminare tutte le cellule morte del mio viso con uno scrub. Io uso questo, lo scrub esfoliante delicato viso della Pupa. È una novità del 2016 con tutta la linea sulla skin care che contiene anche altri prodotti. Anche in questo passaggio potete decidere se utilizzare un prodotto professionale, quindi come questo, che è uno scrub già pronto per l'uso, o altrimenti farlo in casa. Ci sono tante ricette su internet, magari con lo zucchero e il miele. La differenza è che questi prodotti sono specifici per effettuare lo scrub, quindi le microparticelle che contengono all'interno esfolianti sono perfettamente tondeggianti in modo da non creare micro lesioni, come vi dicevo prima. Invece quelli fatti in casa con lo zucchero ovviamente non è costituito da microparticelle perfette, è un prodotto più casalingo che può avere i suoi pro ma anche i suoi contro. Questo invece è fatto appositamente, quindi ne metto un po' sulla mia mano e inizio a massaggiare sul viso. Questo prodotto elimina le cellule morte perché è costituito da pomice naturale in granuli. Inoltre è perfetto, diciamo, per la pelle perché è arricchito con l'argilla bianca. Non c'è alcol, non ci sono parabeni. E facendo questo scrub, vi consiglio di farlo una o due volte a settimana, togliamo tutte le cellule morte, tutte le pellicine, per cui andiamo a stimolare il turnover cellulare, quindi il ricambio di cellule sulla nostra pelle, e la pelle sarà nettamente più bella. Ci aiutiamo anche con un pochino di acqua, per non renderlo troppo aggressivo, anche se devo dire che questo è già abbastanza delicato, non è di quelli super delicati che fanno un'azione veramente molto blanda, ma neanche troppo aggressivo, un'azione proprio media. Ok, adesso possiamo sciacquare il nostro viso con acqua o altrimenti usare questo prodotto che secondo me è rivoluzionario, che è il panno detergente perfezionatore. Praticamente che cos'è? È un panno all'apparenza rigido che va bagnato con acqua e diventa super morbido. Vi faccio vedere. Qui ho la mia bacinella di acqua, adesso lo bagno e diventa super morbido, è fantastico secondo me per eliminare che cosa? In questo caso si può usare per eliminare lo scrub, ma ancora meglio per eliminare le maschere, l'ho già provato più di una volta ed è fenomenale perché soprattutto per le maschere le elimina veramente velocissimamente senza che andiate a sporcare tutto quanto. Non so voi, ma io quando elimino la maschera dal mio viso sporco tutto perché mi cadono pezzi di maschera ovunque. Come vedete il panno è diventato super morbido e adesso posso andare a rimuovere lo scrub dal viso. E anche questa è una novità della nuova linea skincare di Pupa. E devo dire che tra i tanti prodotti che
ricevo. Questo è uno dei prodotti che sembra una cavolata, ma in realtà ho apprezzato di più. Sembra tipo di gomma, ma è veramente, cioè, in un secondo quasi non ho più lo scrub nella maschera. Nella descrizione loro dicono che completa la detersione del viso eliminando le impurità e i residui di trattamento di make-up. Però assicura una pulizia ottimale della pelle anche a chi non usa il trucco. Praticamente se lo usate al mattino toglie il sebo e i residui di trattamento e la sera passato sul viso dopo lo strucco elimina le ultime tracce di make-up per una perfetta pulizia della pelle. Può essere anche utilizzato da solo per eliminare un trucco leggero. Quindi si inumidisce, si passa sul viso e sul collo e dopodiché si lava con un po' di sapone neutro. Tra l'altro, si può anche lavare in lavatrice a 40 gradi. Ok, successivamente vado ad applicare una maschera. Io uso questa qui, la Queen Elent Mint Julep Mask. È una maschera alla menta per pelle grassa e con acne. Ovviamente voi dovete utilizzare la maschera che più si addice per il vostro tipo di pelle. Se avete una pelle secca, utilizzerete una maschera idratante o comunque una maschera proprio per il vostro tipo di pelle. Io, siccome ho comunque un po' di pelle acneica con dei punti neri, uso questa. È verde e assomiglia molto alla mascherita Piperita di Lush che sapete che io adoro. Secondo me quella è imbattibile per i punti neri, però ha anche un bel prezzo e un bel prezzo, anche il suo prezzo, e dura pochi mesi. Questa l'ho comprata da Amazon, l'ho acquistata io a poco e dura tantissimo e può essere una buona alternativa economica. Quindi l'applico sul mio viso. Poi questa diventa secca e ha un profumo di menta buonissimo e sentite proprio la pelle rinfrescarsi. Sembra quasi gomma da masticare. Dopodiché diventa secca e quindi a quel punto andate a toglierla. E con quel panno lì veramente fantastica. Quel panno lo userei anche solo per togliere le maschere. Perché già l'ho provato, perché ho fatto purtroppo un altro video uguale, ma mi si è cancellato, cioè l'ho cancellato per sbaglio, ho dovuto rifare tutto purtroppo. Quindi metto la maschera, attenzione alla zona della bocca e degli occhi dove non va messa, e lascio agire per circa 10 minuti. Ok, sono passati i minuti, la maschera si è un po' seccata, vado a bagnare di nuovo il mio panno e ora vi faccio vedere come togliere la maschera in un secondo. Prendo il mio specchietto, guardate, cioè veramente io ogni volta per togliere questa maschera impazzisco perché sciacquandola diventa morbidissima come se fosse crema. E lascio residui verdi di questa cremina dappertutto sul lavandino, sporco dappertutto. Invece così, veramente in un secondo, riesco a togliere tutto. Già ho tolto metà viso. Ovviamente più è bagnata, più toglierai facilmente il prodotto, però preferisco strizzarla bene. Ok, a questo punto vado a dare una sciacquatina veloce al mio viso, anche se il prodotto è praticamente tolto del tutto, e poi ritorno. E ora procedo con l'ultimo passaggio, che è reidratare la pelle. Quindi applico una crema, potete utilizzare una crema idratante o il vostro trattamento che usate in base alla vostra tipologia di pelle. Io uso la crema Avène Clignance Expert, che è per pelli acneiche. E la massaggio bene. Bene, questa è la pulizia del viso completata. Vi ricordo che vi metto nell'info box, quindi sotto il video c'è un box, cliccate su mostra altro, così escono tutti i link dei prodotti che ho usato in questo video, in particolare dove potete acquistare il vaporizzatore della Keeleave,
E lo specchio sempre della Kylive. Tutti gli altri prodotti che vi ho fatto vedere sono Pupa, quindi sul loro sito se andate vedete tutta la nuova linea skincare Poi e seguite vi anche metto io. anche i nomi degli altri prodottini che ho usato. Mi raccomando, cliccate mi piace o non mi piace se il video vi è piaciuto o non vi è piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate nell'info box, se la farete o meno. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!